Lady Car, unica concessionaria ufficiale Hyundai per Arezzo e provincia. Vasto assortimento vetture nuove. Via Dona Cattenne 17, Arezzo. Venite a trovarci. Dunque, benvenuto a bordo, Tiziana Annisini. Ora è d'obbligo l'aria condizionata. A parte l'aria condizionata, ma anche farsi il selfie d'ordinanza, perché siamo tutti social, quindi bisogna pubblicizzare questo evento in maniera doverosa. La serie tecnologici ci si nasce. Vai, abbiamo immortalato il momento. Nasce questa passione, questo amore per la politica? Vabbè, nasce da lontano, perché io arrivo dalla Lombardia, dove la Lega, insomma, io avevo una nonna che era super leghista, ora purtroppo se n'è andata da 13 anni, però lei, la mia nonna, tutte le mattine andava all'edicola del paesello a prendere la Padania e quindi diciamo che c'è stata... Che anni erano? Da 15 anni, 20 anni fa. Ah. Sì, io ho sempre votato Lega, tutti i miei voti sono stati, ho sempre avuto coerenza politica, poi c'è stata questa passione, poi sono arrivata in Toscana, ho avuto insomma bambini e poi sono rimasta a freno per un po' qua in Toscana e poi sono partita quando eravamo allo 0,6%. Ah, perché fare leghisti in Lombardia è una cosa, farli in Toscana esatto. in certi periodi. Però ci ha dato grandi soddisfazioni, perché io mi ricordo fino a qualche anno fa, insomma, quando abbiamo fatto nelle penultime politiche in piazza Salimbeni con il camper, eravamo sotto la neve, eravamo in 5, compreso il candidato, per cui non avevamo tanto seguito, anzi. Erano più gli insulti che gli elogi, per cui ci siamo ritrovati in una situazione, in un paradiso, dall'inferno al paradiso in meno di 3 anni, quindi anzi 2, perché poi nel 2015 ci sono state le regionali e lì è stata tutta un'ascesa. Cosa ti ha portato in Toscana? L'amore? Sì, davvero, mi ero... è cambiato poi, Sì? sì. Vabbè, sono arrivata in Toscana nel maggio del 2000. Sì. Sono già 18 e poi sono anni, rimasta perché comunque in Toscana si sta bene. Sì, sono sempre rimasta qua col lavoro e poi mi sono fatta una famiglia, i miei 2 bambini, che ormai anche sono social, per cui ogni tanto su Facebook. Ecco, come tra riesci politica a conciliare l'essere mamma? Cioè, tu hai 2 bambini. Cioè, tutto sommato abbastanza piccoli, ecco. Sì. Come concili queste cose? Beh, io credo bisognerebbe chiederlo a loro, perché poi i bambini sono la bocca della verità, quindi io ti dico, mi arrangio, riuscire a farlo bene? No, sono sincera, perché è sempre tutta una corsa e qualcosa sfugge sempre. Però sono bambini, diciamo che li ho abituati fin da piccoli, ora il più piccino... diciamo che è più abituato della grande e la grande è un pochino, insomma, ogni tanto qualche pugnalata me la tira, Sì? Anche perché hai detto giustamente, i bambini sono la bocca della verità, poi non te fanno sconti. Ma infatti una cosa che mi ha detto Matilde, ma ti dico, già 2 anni fa, aveva 7 anni, mi ha detto, mamma, guarda, io quando sarò grande non vorrò fare Lega. E gli ho detto, perché Mati? Perché quando sarò mamma vorrò stare con i miei bambini, quindi cioè, al di là che poi capisce, ha dei momenti un pochino di sconforto come ieri sera, anche perché ora io li sto vedendo una volta a settimana, loro sono al mare con i nonni, io vado la domenica, arrivo la mattina e torno la sera, però insomma ora non c'è la scuola, per cui l'estate è anche un pochino più semplice nell'organizzazione, perché stanno al mare con i nonni e hanno gli amici del mare, per cui hanno più svago. Il problema è quando comincia la scuola, che si rientra nella routine, ci sono degli orari, ci sono delle cose a cui insomma,
non si può fare a meno e diventa un pochino più problematico. Però con questo incarico, diciamo che ho fatto 2 mesi quest'anno provando Arezzo, Roma e casa. Vediamo a settembre, però purtroppo non posso nemmeno pretendere di avere tutto sotto controllo, perché il comune, il lunedì e il venerdì sono in comune, il sabato e la domenica se c'è qualche iniziativa, insomma è giusto che io stia anche qua in comune, anche per sostenere le varie associazioni che portano un valore aggiunto sul territorio, che magari per qualcuno potrà valer poco, però poi vivendo le varie situazioni vedi quanto ci tengano, ed è giusto che l'amministrazione comunale sia presente e valorizzi quello che queste associazioni fanno. Vero è che con lo sport ce ne sono talmente tante che non sempre riesco, anche perché un giorno a settimana, almeno un giorno, devo dedicarla ai bambini, no? E poi c'è il diavolo del cellulare che è sempre in agguato, che comunque distoglie sempre un po' di tempo, perché comunque, però dai. Allora, io mi ricordo l'intervista che ti feci subito dopo, il giorno dopo le elezioni politiche di marzo, che sembrava che tu non ce l'avessi fatta, insomma, mi ricordo, insomma, eri molto giù. Io non so se ti ricordi, ti dissi, ma aspetta un attimo, perché ci potrebbe essere qualche sorpresa. E così è stato, diciamo che t'ho portato un po' fortuna. Mi ricordo questa intervista telefonica che ti feci per Radio Fly. Proprio eri molto 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 giù. Sono anche un po' orgogliosa aver perso l'uninominale per un 1%, quando le percentuali a inizio campagna elettorale di distacco fra me e Riccardo Nencini erano molto più alte, esagerava, lui era avanti di intorno a 9 punti percentuali. Poi l'abbiamo vissuta in diretta con lo spoglio, con l'arrivo dei risultati dalle varie sezioni, io sono rimasta in testa fino alle 6 di mattina, però insomma, dai, l'ho fatto soffrire, Riccardo, ti ho fatto soffrire, dai, per un pochino. Però poi è andata bene, anche perché la Lega ha avuto dei risultati molto più alti rispetto alle aspettative, no, ma i vari sondaggi che ci davano molto molto più bassi. Per cui vuol dire che al di là di tutto, comunque, al di là di che dicano che la Lega fa solo slogan, no, non è così, nel senso, tant'è che l'ha dimostrato anche il ministro Salvini con la questione degli sbarchi degli immigrati. È vero che è un percorso lungo, un lavoro lungo, però dei segnali forti sono già stati dati da questo governo. L'abbiamo dato anche noi a Arezzo con le case popolari prima agli italiani, siamo stati forse i primi in Toscana nel 2015, per cui è vero che non stiamo cambiando il mondo, ma sono passati anche 2 mesi. Però comunque degli obiettivi chiari ce l'abbiamo. Poi è scoccata questa scintilla, questo amore anche calcistico, no? La tua passione per l'Arezzo, praticamente non ti sei persa una partita da quando sei Arezzo. No, ma poi mi diverto tantissimo, tant'è che mi mancano anche le domeniche in curva. E poi te sei sempre andata in curva, poi. Sì. Lì si vive. Ma guarda, io sono una che ora non vado più ai concerti perché non ho tempo, ma io i concerti ho sempre fatto 6-7 ore di fila, sono sempre stata in prima linea, nel casino, sempre. E in curva si sta bene perché si respira poi l'essenza della passione del calcio. Ovvio, io non ho mai tifato Arezzo prima di venire a Arezzo. Non ho mai avuto neanche una squadra di Serie A di riferimento, nel senso, a casa mia sono juventini, milanisti. Sono sempre andata allo stadio, quando era a Firenze sono andata tante volte a vedere la Fiorentina, mi è sempre piaciuto, l'ho sempre seguito. Però poi, vivendo con i ragazzi dell'Arezzo, io ho avuto la delega, si può dire sfiga. Sfigata. Sei autorizzata. Ho preso la delega allo sport dopo una settimana, vai, disastro totale. E anche lì ho detto, ma perché dico sempre sì? Non è che una volta ogni tanto un no, sì. Però dai, infatti mi ricordo dopo pochi giorni c'era questo incontro alla sezione arbitri con Orgoglio Amaranto. Ecco lì. Sono arrivata con le palpitazioni perché ho detto che mi diranno ora, cioè sono arrivata da una settimana con questo casino, che faccio? Perché poi quando non sei dentro a una delega la segui, però non in maniera,
cioè non come l'assessore di riferimento, ecco, la segui un pochino distante, però anche lì insomma è andata. Però grazie anche a Orgoglio Amaranto, a tutti i tifosi, al mister, ai giocatori stessi che con quella situazione sono riusciti a fare delle partite straordinarie. Però è stato anche un modo per riunire un po' la città. Io ho visto proprio, ecco, una città unita. Devo dire, Tiziana, che tutto l'ambiente, tutto Arezzo ha fatto quadrato intorno a questa situazione, vero, a partire dai tifosi in primis, la politica, sì. Poi anche noi ci mettono anche noi giornalisti, tutti, insomma, abbiamo tutti. Tirato tutti quanti. Una domanda, vai, visto vai. Che mia figlia mi rimproverà sempre che quando mi intervistano guardo dalla parte sbagliata, è mezz'ora che parliamo, dove devo guardare io? No, te guarda ovunque, ah, okay. Abbiamo 3 telecamere a bordo. Perché mi dice, mamma, non hai ancora capito niente, quando ti intervistano guardi sempre da un'altra parte. No, no, allora mi è venuto non l'ho in notata mente, questa no? Ma ti ho intervistato diverse volte, quindi. Visto io ho Matilde che... No, che mi controlla. Vabbè, sempre ritornando al fatto che i figli non ti fanno sconti. No. No. A mio babbo, ma che giacca ti metti? Ma se è una giacca da vecchio. La mia c'ha già quasi 22 anni, quindi insomma è una donna. E, no, comunque niente. È stato un inverno, insomma, una è stata dura, perché ci sono stati. Sì. C'è stato più di un momento in cui, tornando ad Arezzo, abbiamo detto tutti quanti, guardandoci in faccia, è finita, insomma, pensavamo che oramai la parola fine fosse stata scritta, e invece devo dire che l'arrivo di Pieroni, la presenza di Orgoglio Amaranto, insomma, diciamo che è finita nel migliore dei modi. E ora forse... bisogna mantenere. No, ma che non si arriva. Io sono molto fiducioso. Sì, ma io sono la prima a essere positiva nelle cose. E ora bisogna sistemare anche l'Arezzo Calcio femminile, perché comunque ha bisogno della squadra maschile. Perché per svolgere un campionato adeguato in Serie B. È vero che il calcio è molto costoso, ci sono dei costi elevatissimi, che comunque la nuova società ha dovuto sopportare dei costi altissimi, però bisogna dare atto alle ragazze che sono arrivate da sole, con una società dilettantistica che ha sempre fatto tutto da sé, sono arrivate in Serie B, per cui sono un'eccellenza della nostra città, per cui, ed è anche, sarebbe anche bello e ottimale che il maschile si unisse col femminile e non unire come società, però nell'attività, nel campionato, insomma, il maschile desse spazio al femminile. Ne abbiamo già parlato con la società, stasera ci sarà un incontro con entrambe le società per trovare la quadra, con la piena e massima disponibilità dell'amministrazione comunale a trovare la situazione ottimale per entrambi, però sarebbe bello. Lady Car, unica concessionaria ufficiale Hyundai per Arezzo e provincia. Vasto assortimento vetture nuove. Via Dona Cattenne 17, Arezzo. Venite a trovarci. Tiziana, guardando questi mondiali, tra le tante riflessioni che mi sono venute, al di là dell'amarezza di non vedere l'Italia, che insomma è stato un colpo al cuore, io non so, fino a un certo punto non sono riuscito a seguire i mondiali. Comunque vedevo questi stadi straordinari, bellissimi, insomma, si gira tutta l'Europa, anche in paesi dove il calcio non è così importante, fondamentale, come in Italia, dove lo sport nazionale c'è una grande passione, un grande amore, una grande tradizione. Eppure gli stadi, a partire dalla Serie A, figuriamoci alla Serie C, cascano a pezzi, sono vecchi, sono inadeguati, non sono al passo con i tempi, compreso Arezzo. Ecco, come mai? Secondo te si è fatta l'idea di questa cosa? Ma perché, allora, a parte, secondo me in passato, quando c'erano i soldi, c'era la possibilità di fare qualcosa, non sono mai stati spesi bene, non in maniera oculata, comunque non
non è mai stata data troppa importanza allo sport e agli impianti sportivi. Ora che i bilanci del comune, di tutti i comuni, sono la coperta è corta, sono risicati, non c'è la possibilità di creare impianti sportivi adeguati. Ora, io sono in commissione sport, ho chiesto di essere stata messa in commissione sport e si comincerà a lavorare anche per questa situazione. Non è bella, però questo è il risultato di anni della solita politica del rimando, ma sia a livello locale che a livello nazionale. Però secondo me bisogna mettere fine a questa situazione, anche perché, voglio dire, io guardo solamente Arezzo, perché tanto poi io anche quando sono a Roma prendo sempre a riferimento la situazione locale. Cioè ci sono tante associazioni, veramente tante associazioni Arezzo, poi che, come posso dire, che comunque in Arezzo tutti gli sport ci sono, abbiamo tante eccellenze e tutti si lamentano che sono in difficoltà. Purtroppo gli impianti sono quelli, si sta cercando di mettere tutti nelle condizioni di svolgere in maniera adeguata la propria attività sportiva, anche perché lo sport è importante per i giovani, soprattutto nella società in cui ci ritroviamo. Essere impegnati in una disciplina sportiva, appunto disciplina sportiva, crea regole ai ragazzi, li mette nelle condizioni, o comunque dove anche la famiglia non c'è o è assente o ha poco tempo, ma mi metto anch'io, nel senso, io sono una mamma che ha poco tempo, il fatto che faccia un'attività sportiva, che comunque gli insegnanti diano loro delle regole, è importante. E anche inclusione, li aiuta a stare insieme a quelle altre, a fare squadra, a dialogare, perché sennò questi ragazzi sarebbero fissi tutto il giorno con telefonini, tablet, e non va bene. Invece la Tiziana Nisini sportiva, visto che sei assessore allo sport, insomma, che rapporto hai con l'attività fisica, con lo sport? Allora, negli ultimi anni sono un po' deficitaria, lo ammetto, ma perché... Ma hai praticato sport? Non ho tempo. Sì, allora, ho giocato. Allora, quando ero piccolina avevo fatto un allenamento di pallacanestro, mi ricordo avevo fatto la prova di pallacanestro e ho fatto subito canestro, però avevo sbagliato canestro. Allora ho detto no, la pallacanestro non è il mio sport. Ho giocato a pallavolo e poi ho fatto nuoto, tant'è che ho nuotato fino alla gravidanza di Matilde, fino a 7 mesi di gravidanza andavo in piscina a nuotare, mountain bike, e poi con l'impegno Arezzo, i bambini piccoli, niente, faccio tanti chilometri in macchina, quello sì. Ho fatti 180.000 in 3 anni per venire a Arezzo, quindi di chilometri ne ho macinati parecchi. Però insomma sono un po' deficitaria, io ho detto la mattina a Roma mi alzo presto, vado a camminare, però questa settimana comincio, assolutamente. Però comincio col camminare poi. Infatti me l'hanno chiesto, ma l'assessore allo sport che sport fa? Per ora faccio l'assessore allo sport. No, sport ne ho sempre fatto tanto, però col fatto che comunque da San Gimignano devo venire a Arezzo, la mattina mi alzo presto, se ho un'ora di tempo la dedico ai bambini. Anche se lo sport mi manca, il movimento mi manca, perché poi a livello fisico si sente. E poi ragazzi, ho scavalcato i 40 anni, bisogna... 43, quasi 40. È una bella valvola di sfogo. Poi ti hai citato la mountain bike, no? Io ho avuto una grandissima passione per la mountain bike, ora purtroppo per ragioni di tempo non riesco più a praticare, ma tutti gli anni sistematicamente dico all'inizio. Ecco, cioè ti riconcilia con te stesso, ecco, la bellezza di arrivare ad un traguardo, un obiettivo, la fatica, il sudore, insomma, diciamo che lo sport e il ciclismo in particolare è una grande scuola di vita, vero? No, è vero. Ma poi l'idea di fare movimento anche a livello fisico, di benessere, insomma, è importante. Ora io è vero, è qualche anno, soprattutto da quando sono a Arezzo, che veramente non sto facendo niente, ma come ti dicevo, se ho un'ora di tempo mi sento anche in colpa, io bisogna stare con i bambini. Vabbè.
E allora ho dovuto scremare un pochino e non devono sempre essere loro a rimetterci, quindi... A Roma, dai, la mattina presto mi devo alzare e fare una bella camminata, meglio di niente. Anche una bella camminata su questa campagna che è unica al mondo, insomma. Forse qualcosa di simile a livello di bellezza, di fascino, l'ho trovato in Provenza. Sono stato seguito un mesetto fa in Provenza. Bella. Però insomma, dovessi scegliere, io tengo la Toscana. Beh, ovvio. Sempre. Fra Italia e Francia vince l'Italia. Ma sempre, sempre. Tutti, sempre. Sempre. No, poi vabbè, la Toscana è meravigliosa, ovunque ti giri, è che poi magari abitandoci ci fai meno caso perché comunque passi sempre dalle stesse strade. Anch'io abito a San Gimignano, che è un posto meraviglioso. Nella campagna di San Gimignano ci sono delle colline stupende, però facendole la mattina di corsa, porti i bambini a scuola, corri di qua, corri di là, alla fine finisci con non vederle neanche più, no? Le dai. Però a volte mi fermo, quando non sono di fretta, le poche volte mi fermo, qualche scatto lo faccio sempre da tenere in archivio, perché veramente ci sono dei posti stupendi. Anche ieri tornavo dal mare, ho fatto la zona di Volterra, ci sono delle colline, poi sono tutti paesaggi differenti l'uno dall'altro, spostandosi anche di pochi chilometri, tutti suggestivi, belli, ti danno quel senso di serenità che magari una città caotica non ti dà. Tant'è che il turismo in Toscana, insomma, arrivando da tutta Italia. Abbiamo un tesoro che ora questo governo deve valorizzare. Più di quanto a me ha fatto un po' arrabbiare prima. Questa... No, non è che mi ha fatto arrabbiare, ma insomma, punto un po' nell'orgoglio questa Gioconda con la maglia della Francia, ma proprio la Gioconda. Secondo me l'ha fatta apposta. Ma uno quando stuzzica deve stuzzicare per bene, no? Però guarda, la satira, quando è fatta bene, sì, dai. Cioè, però cioè, ti deve punzecchiare. Non si possono lamentare neanche loro. Diciamo, Arezzo c'è una satira che va un pochino sul personale. Ora la frecciatina te la tiro io, che insomma. Sei stata un po' presa di mira ultimamente. Sì, vabbè, non me ne importa niente. Ecco. Anche perché guarda, chi non si firma per me non vale niente. Cioè, io visto che sono una che ci mette la faccia e firma sempre Tiziana Nisini, allora se chi offende non ci mette nome e cognome, per me vale zero. Quindi non mi fa né aria né freddo. Possono risparmiare l'inchiostro, risparmiare la penna, risparmiare la connessione a internet, perché tanto a me non me ne importa niente, perché ogni volta vi rispondo tranquillamente, anche perché sono una persona pulita, tranquilla, che viene qua sempre con l'umiltà e sempre sapendo i limiti che ha, perché ne ho tanti di limiti, l'importante è saperlo. Quindi se vengo attaccata perché ho dato supporto a una manifestazione come il Mango Music Fest, che è stata un successo, al di là che non è la musica che prediligo, perché non è la musica che prediligo, ma è stato un centro di unione di tanti ragazzi provenienti poi anche da tutta Italia. Gli organizzatori sono stati bravissimi, io ci sono stata, sono stata anche la serata di chiusura, e non è che come amministratore devo fare le manifestazioni solo per la musica che piace a me, devo farla politiche giovanili, devo fare un evento che coinvolga i ragazzi. Non è successo niente, è andato tutto bene, gli organizzatori hanno blindato la manifestazione. Il comune ha supportato questa iniziativa più degli altri anni, perché ci abbiamo creduti tutti. Non voglio io i meriti se li prende tutta la giunta, perché comunque le decisioni vengono prese in maniera collegiale. È stata una bella manifestazione. Io, al di là che ci fossero persone che io non stimo, però voglio dire, io sono l'assessore di tutti, no? Certo. E non c'entra niente certo. La politica. Poi se uno è uno sfigato che fa dichiarazioni, peggio per lui, cioè, rimane sempre uno sfigato, al di là che io dia il patrocinio, la collaborazione. Questo, nel momento in cui sei diventata prima assessore e poi senatrice della Repubblica, dovevi metterlo in conto. Un senatore lo può dire sfigato? Eh? Posso dire sfigato? Ma ci credo. Vai, no. Sfigato. Ma sono sfigati anche quelli che scrivono queste cose. Va bene,
Tiziana, è stato io un piacere. Io vado in comune, se no mi brontolano più un po' di appuntamenti. Vai, lo so che infatti sai il però ce l'abbiamo fatta, era da due settimane che abbiamo rimandato l'intervista. È stato un piacere, grazie per essere stato. Grazie a voi. Ciao. Grazie. Buona giornata. Grazie. Ciao. Ciao, ciao. Lady Car, unica concessionaria ufficiale Hyundai per Arezzo e provincia. Vasto assortimento vetture nuove. Via Donacattenne 17, Arezzo. Venite a trovarci.